Chiediamo al leader supremo Ali Khamenei l'immediata fine delle esecuzioni capitali e la fine delle repressioni da parte del regime sul popolo iraniano. Desideriamo che venga data la possibilità a tutte le donne e gli uomini iraniani di poter manifestare la propria disperazione nei confronti del sistema iraniano. Un regime che da circa 44 anni non ha mai concesso il diritto fondamentale di ogni essere umano, la libertà! Libertà per il popolo iraniano. Questa mattina in piazza Calenda, cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato ad una manifestazione di solidarietà voluta da Marisa Laurito e sostenuta da decine di associazioni e collettivi nazionali. Dobbiamo dare voce a chi non ha voce, anche a tutti i giornalisti che in questo momento sono 71, sono in carcere, rischiano la vita, hanno subito torture, hanno subito qualsiasi cosa, ma non rinunciano alla volontà di raccontarci la verità. Lì dall'Iran. Porto la solidarietà, l'amicizia e i sentimenti del sindaco Manfredi, di tutta la giunta, di tutte le donne e degli uomini che lavorano al comune di Napoli. Noi siamo con Marisa, con il Trianon e con tutte le persone che in questo momento sono a Piazza Calenda e che chiedono con forza un intervento istituzionale, civile e umano contro questa forma inaccettabile di violenza. Grazie a tutte voi e a tutti voi. Grazie. Intanto la petizione online Donna, Vita, Libertà, che ha superato le 85.000 firme, chiede al governo iraniano la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati. Era il 16 settembre 2022 quando Mahsa Amini, una giovane donna curda, venne uccisa a Teheran mentre si trovava in custodia della polizia morale. Da allora migliaia di persone coraggiose hanno manifestato pacificamente contro il regime islamico in Iran, regime che ha risposto solo con violenza e atrocità. Al flash mob hanno preso parte musicisti, scrittori, giornalisti, attori con diversi contributi artistici intorno al tema della libertà. Per paura di baciarsi. In Iran è proibito baciarsi, stare mano nella mano con la persona che ami. Per mia sorella, tua sorella e le nostre sorelle, per un cambiamento delle menti marce, per l'imbarazzo e la vergogna. Per il desiderio di una vita normale, per i bambini che raccolgono i rifiuti e perdono i loro sogni. E in virtù di una parola, ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà! Santo, 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 santo. Santo l'Iran, santo popolo di Dio. La libertà non è star sopra una, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Ancora